Ora pare che di tecnica non si voglia più parlare e le stesse trasmissioni televisive che non fanno altro che fare del gossip calcistico mettono la tecnica da parte, privilegiando la moviola che non illustra la prodezza del calciatore, ma depreca gli errori presunti degli arbitri. Con questo non si fa altro che fare del male al calcio, trasferendo la responsabilità di una sconfitta o il merito di una vittoria non al giocatore o al tecnico, ma a un personaggio che è assolutamente estraneo all'uno e all'altra cosa. Se invece di farmi vedere una moviola su un arbitro che ha forse sbagliato una valutazione su un fallo, la moviola fosse stata dedicata a illustrare i minimi particolari, i due gol che Milito ha segnato nella finale con il Bayern di Monaco, io sarei stato più contento e probabilmente lo sarebbero stati anche tutti gli telespettatori, invece costretti a giudicare una partita non per il suo contenuto tecnico, ma soltanto per fatti, quelli che fatti che chiamava epidermici, che Brera chiamava epidermici, cioè le facili emozioni che derivano da un errore o da una prudenza. Questo libro è istruttivo per chiunque lo consulterà, perché riuscirà a capire il metodo critico che Brera adottava per interpretare una partita di calcio. Era stato lui stesso a inventare la critica calcistica, e critico, come voi sapete, è colui che riesce a vedere cose, a intuire sfumature che sfuggono all'osservatore superficiale all'osservatore che non ha precisa cognizione di quello che sta guardando. E critico era appunto lui che illustrava al lettore nel modo più esauriente quello che era passato davanti ai suoi occhi e che lui aveva rielaborato nella sua mente. Una grande lezione di giornalismo che dovrebbe essere adottata non soltanto per il calcio o per lo sport, ma in qualsiasi altro settore in cui si metta in comunicazione con un pubblico che desidera essere informato, desidera capire quello che c'è scritto. Una volta Brera mi aveva dettato prima del suo petto un titolo che diceva, era un commento al campionato, e il titolo era Adelante Inter con giudizio. Il giorno dopo mi ha telefonato un lettore molto gentile e mi ha chiesto che cosa volesse dire quel titolo, che lui e il suo figlio che faceva le scuole professionali non erano riusciti a capire. Allora gli ho dovuto spiegare tutti i Promessi Sposi e perché quella frase aveva un senso anche in un titolo di Gianni Brera. Questo signore mi ha ringraziato e mi ha detto: adesso sì che ho capito, magari mi metterò anche a leggere i Promessi Sposi, spero che non lo faccia, che è un libro noioso, prolisso e inconcludente. Meglio dei Promessi Sposi? Sarebbe rileggere questo libro di Brera, e parlo con attenzione e impari per chiunque riuscirà a capire qualcosa del calcio e del modo di interpretarlo, di vederlo e di giudicarlo anche da un punto di vista che non direi moralistico, ma molto vicino al desiderio di tutti di che il bene trionfi sempre sul male. Grazie.
prima di dare via ai filmati delle partite dell'Italia ai mondiali, che si concluderanno con la vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82, e volevo ringraziarvi tutti e volevo evidenziare un aspetto importante di questi amici che sono venuti qui oggi, alcuni anche da lontano. Ma esiste un'origine di tutto questo, perché è lo stile breriano. Quando Brera è venuto a fare il presidente di giuria della Sagra del Riso, quando abbiamo interpellato, grazie agli auspici del cugino Angelo Roveda, aveva sollevato delle perplessità, perché era a Pisa a ricevere un premio. Però questa sua abitudine a stare con la sua gente, la terra a lui molto cara, ha fatto sì che comunque nella notte fosse arrivato nella casa del cugino e poi alla sera dormire il pomeriggio, la sera presente alla Sagra del Riso, perché non voleva mancare un appuntamento con i suoi cittadini. Questo modo di vivere si è trasmesso, è stato metabolizzato in tutta una serie di amici, perché Claudio Rinaldi arriva da Parma, Gigi Bignotti da Venezia. Nel momento in cui si organizza un evento breriano, partecipano tutti con gioia e con grande partecipazione. E da quella volta Brera aveva fatto il presidente di giuria del 92, nel 93, l'anno dopo la morte, per dare continuità il presidente di giuria fu Riccardo Vantellini. Poi si sono succeduti altri giornalisti, amici di Brera. Gazzaniga non era particolarmente amico, però. Ma Franco Rossi, che è stato anche lui un discepolo di Brera Giorno, del quale Giulio potrebbe raccontare un aneddoto su un articolo scritto a due mani che poi è stato ripreso da Brera. Abbiamo Marco Basoni, Marco Ravezzani, che ha partecipato alla Sagra del Riso, Giancarlo Besanna, e abbiamo anche l'ultimo presidente di giuria della Sagra del Riso, Giulio Signori. Per cui c'è una continuità quasi con l'ambiente breviano, che spero che i giovani abbiano capito anche un po' il messaggio culturale. Lo sport, visto da Brera, non era solo agonismo, ma era anche cultura. Quello che dicevo all'inizio, bisogna leggere anche i libri di Brera, che scoprirete delle grandi novità, soprattutto letterarie, e vi consiglio di farlo.